Amici del web, buongiorno. Mi trovo all'Università di Pensologia di Livio Cepollina, il quale è un rettore, e ho a fianco me un personaggio che conoscete sicuramente tutti, Marco Berri. Ciao Marco. Buongiorno, mia nonna ti avrebbe detto, ah, si dice Berri! Marco Berri, È scusami. uguale, tanto la sostanza è quella, sai? La scatola è quella lì. Dunque, Marco, tu oltre ad essere un attore e conduttore televisivo, sei soprattutto un illusionista e un mago. Io sono nato artisticamente come un mago, Esatto, perché anzi dentro di me sono un mago, mi sento un mago a tutti gli effetti. tu sei stato folgorato nel 73, quindi avevi 10-11 Ho anni, 10 anni, cioè. 10 anni, quando hai visto il famoso programma televisivo di grande successo di Siba, Siba Sinsalabim. Sabi. Quelli si è partito tutto. Allora, sì, diciamo che con Sinsalabim io c'ho due cose divertenti. Allora, uno inizio, mi regalano il manuale di Silva, il manuale di Paperinik e la scatola di giochi di prestigio di Silva. E di lì inizio a fare giochi di magia. Com'è scattato però questo? Niente, è una Così, magia, cioè, improvvisamente, come sai, immaginate. come fai a sapere a 10 anni poi, cioè, boh, Un non so, bambino. ah, magia. Dico sempre, faccio magia da quando sono bambino perché facevo i giochi, meravigliavo i grandi e questo mi faceva sentire grande. Oggi sono diventato grande, continuo a fare giochi, continuo a stupire, ma e questo mi fa tornare ad essere quel Che ragazzino lì. bello, bella sensazione Bellissimo. comunque. E inizio a fare questa cosa qua. Un anno. C'è l'anno successivo, faccio una sorta di spettacolo, mi sembra una parola grossa, una sorta di esibizione tra familiari, cioè rompevo le balle con i giochi di magia ai familiari, e tra i familiari c'era un amico di famiglia che faceva l'operatore della RAI e aveva girato il congresso di Saint-Vincent organizzato dal Sì, Circolo Amici della conosco, Magia di Torino. sì. E lui mi dice, guarda che se ti interessa c'è un circolo di maghi a Torino. Come un circo di maghi? Ti sei aperto il mondo proprio. E lì circo di maghi, circo di maghi, e io impazzisco. E non solo, mi dice, no, ma stanno girando Sinsalabim a Torino con Silva, se vuoi venire a fare la comparsa ti porto. E mi portò a fare la comparsa con Silva, e in realtà questa cosa è successa prima. Mi porta a fare la comparsa con Silva, Silva usava come soubrette la Isabella Sì, Biagini. Io Biagini, ero sì. biondissimo, sono seduto di fianco alla Biagini, così, per cui Sì, l'avevo donna ripreso 1.000 volte. bellissima, No, 1.000 volte no, bellissima. un paio di volte. Da quella cosa lì mi dice c'è il circolo, mi porta al circolo degli Amici della Magia di Torino e lì sono, cioè, Nasce tutto, sì, ecco. 50 anni di magia. Ecco. E poi praticamente cominci con la TV, perché la tua prima esperienza è stata Bim Bum Bam Sì, no, con sì. Bonolis. C'è un salto di 20 anni. Cioè di una decina, 15 anni. E non è che inizio subito con la TV, è che faccio gavetta. Sì, certo, poi Cioè diventa faccio gavetta. gavetta, faccio gavetta, e faccio la prima cosa in TV che era Bim Bum Bam con Bonolis. Sì. La Blanchard mi sembra ci No, fosse la anche. Blanchard Mi era sembra. Sandra Marina e Paolo. Se era Marina e Blanchard, Mi sembra che fosse no. No, quella, Sandra Marina e diciamo. Paolo la prima edizione. Poi faccio un paio di puntate, anche la puntata dopo, dove c'era Paolo Bonolis e quella che fa le porte di Clivangio, dove fa, orca miseria, vabbè, niente, Comunque, una vabbè. conduttrice. Faccio quella cosa lì e poi mi rendo conto che poi faccio un'altra La cosa, sei l'ultima no, partecipante sei l'ultima anche. 15 anni dopo, e faccio un'altra roba, tipo, con la Carrà e con Renato Zero, ma un Ma intervento su Fantastico, fantastico immagino. 3 nell'82, fantastico 3 nell'82, e lì mi rendo conto che faccio cagare, cioè lì mi riguardo e Non ti piace. non è che non mi piaccio, capisco che sono un mago come tutti gli altri, che sono, che cosa fa un mago come tutti gli altri, compra un gioco, lo prova Lo due esibisce, volte e va a ok. farlo, che cosa succede? Che il gioco che fa lo spettacolo al posto tuo, cioè ti appoggi all'attrezzo, ti appoggi. A me non interessava fare quella roba lì, non mi piaceva, facevo spettacolo, continuavo poi a 20 anni, Proporti, io sì. facevo quel mestiere lì a 18 anni, però man mano che andavo avanti capivo che non mi interessava continuare a fare quella cosa lì perché quella cosa lì mi avrebbe portato a fare il mago, cioè in che modo? Prendo un attrezzo, il gioco funziona, lo
lo porto davanti al pubblico e il pubblico dice non capisce, per cui l'artista è bravo, non funziona così. E quindi cosa faccio? Vado a fare recitazione, vado a fare edizione, vado a studiare. Non ho mai smesso di studiare, già all'epoca, già quando non capivo, cercavo di studiare ma non capivo che cosa, come, perché. E poi a un certo punto ho capito qual era la via e ho fatto recitazione, ho fatto mille robe. Da lì sono arrivato alla serie ultima, ho fatto la serie ultima, vado a Scherzi a parte per 3 anni. Sì, ho collaborato molto con Scherzi a parte. 3 anni con Davide Parente. Davide era il mio autore, sì. Oggi il papà delle Iene. Sì, sì. L'ultimo anno di Scherzi a parte dico, no, non mi piace più, non mi diverte più. Perché eravamo 4 gruppi, alcuni facevano finti. Il mio gruppo faceva un lavoro incredibile di ricerca, di lavoro per riuscire a fare, a fare uno scherzo che avesse un senso, che avesse un'anima vera, un cuore vero, e altri si mettevano d'accordo. Per cui dovevo sempre rispondere, ah, ma li fate finti, ma sono veri, come sono veri? Ci facciamo un lavoro allucinante. Mi ricordo che per fare uno scherzo passai 3 giorni a studiare un gramlo arabo, per imparare a parlare arabo, senza parlare arabo. Non ricordo come. Con l'alto bello. Per cui era un lavoro di ricerca, un lavoro di fino, un lavoro di... Alla fine dico, guarda, basta, non... e lui mi dice, guarda, sto facendo un programma, sto iniziando a strutturare un programma. Dopo quel famoso film Le Iene, nasce proprio il... non nasce da lì quella... Allora, no, il programma si nasce da lì perché erano tutti vestiti così, esatto. Ma il problema è Carica che in Carica, argentino, il format è argentino, ah. Le Iene. Per cui Carica in Carica, loro vestivano come Le Iene di Tarantino, anche noi, perché compravamo il forma, sì, così sì. C'era il film Le Iene, Le Iene, perfetto. Quindi è arrivato proprio. E mi dice, guarda, sto provando a fare un programma così, così, e mi spiega cos'è Le Iene. E io dico, ma scusa, è figo, cioè, tutto quello che mi viene in mente lo posso fare. Ma è più o meno così. E come faccio a fare un provino? Ma no, che provino, cioè, sei perfetto. Io faccio, sei tu che devi dirmi se ti piace. Vai a fare un servizio e poi mi dici. Io ho fatto 15 anni con lui. 16, sei quasi 16. Per cui, perché non esisteva niente, era tutto così. Hai fatto dei servizi molto belli, certo, anche spericolati a volte. Ho fatto di tutto, molto coraggioso. Dei servizi dove mi divertivo, dove mi piaceva, dove delle inchieste, dei servizi sociali. Se pensi che lì è nato Invisibili. Il programma l'ho scritto Invisibili. Quello sui senza tetto, esatto. Nasce all'interno delle Iene. Cioè io mi piacevano... tra virgolette i barboni, per cui mi lasciavo incuriosire dalle storie e questa cosa mi ha... A un certo punto scrivo Invisibili, lo porto al direttore e dicevo io faccio queste cose qua, lui mi diceva bellissimo, certo, molto non ci credeva nessuno, solo è un tema sociale importante, sì, non era semplicissimo perché poi tu sei impegnato nel sociale, fai delle belle cose, sì, nel senso che è importante questo. Ma io penso che, allora, il sociale, io sono impegnato al sociale, io ricordo le parole di mio nonno, io arrivo da una famiglia modestissima, ma mio nonno mi diceva sempre, ricordati sempre, Mancolino, che tu sei un bambino molto fortunato e ricorda sempre che un pezzettino di quella fortuna deve restituirla. Queste per me sono le parole, bella frase. Sì, che resta la frase se poi non dai a questa frase un valore, non dai... No, un seguito, cioè nel senso, cosa vuol dire restituire? La domanda è cosa vuol dire restituire? In che modo? Come? E forse nel tuo ambiente... Col denaro, no? Tutti fanno così anche nel tuo ambiente. Ma a volte, ma che c'entra? Ma, cioè, nella vita in generale non c'entra il mio valore. No, nell'ambiente specifico dello spettacolo. Sì, ma no, ma come? Cioè, tantissime fanno. Cioè, cosa perché tu hai anche fondato una Onlus. Io ho fondato 12 anni fa una Onlus che ha il mio nome, porta il mio nome. Io non volevo che portasse il mio nome, però insomma Marco Periolso. Magic for the Children. Quello era il titolo del Magic for Children. L'idea era di fare una magia per i bambini, cioè sì, di restituire in qualche modo. Ci occupiamo di ragazzini, abbiamo costruito un ospedale in Somaliland, al nord della Somalia, e ormai sono 10 anni, e è un ospedale che va a tutti gli effetti. È l'unico ospedale pediatrico in tutto il Corno d'Africa. Abbiamo finito di costruire il blocco operatorio, abbiamo formato i medici che lavorano dentro l'ospedale e oggi l'abbiamo restituito al Somalia. Beh, questo è un ottimo esempio. Autosufficiente. E poi non solo, io so che nel 2011 fondi, cioè no 2011, 2008,
sei ambasciatore dell'HB Torino, una squadra di basket. Beh, quello si dà sempre, sì. Squadra di basket che giocano con la carrozzina. No, no, quelli sono adulti. HB sono adulti, ecco. Poi si occupano di insegnare anche ai bambini. Noi come ONS ci occupiamo dei bambini e il progetto oggi madre di della ONS è Iron Mind, che è proprio avvicinare allo sport i ragazzi disabili, fisici, intellettivi, allo sport. Cioè tutti quelli che non fanno sport li avviciniamo per raccontare che cosa, che lo sport fa la differenza, che lo sport è l'arma in più, che lo sport è la medicina in più, che quando fai sport ti cambia, diventi, stai meglio, cioè fisicamente, mentalmente, all'interno dell'ambiente. Questo. Ma nel 2007-2008, mi ricordo, 2008, sì. Sono diventato ambasciatore con un servizio delle Iene. Certo. In realtà mi chiesero di fare una servizio per le Iene, loro avevano fatto un calendario, era il periodo dove tutti facevano i calendari nudi, le femmine bellissime, i maschi. E loro mi chiamano e dicono: guarda, abbiamo fatto un calendario per promozionarci, per finanziarci, nudi. Ma perché? Ma perché? Nel mondo dei calendari, ma poi quanti ne vuoi vendere? Cioè, no, ma... E poi comunque... Per raccontare che sei disabile, che hai una sfiga, a me non piace la parola disabile, e neanche diversamente abile. Mi piace pensare che hai avuto sfiga e che sei un po' più in difficoltà. Sì. Ok, e quindi affronta, e quindi avanti, aggredisci. E quindi, aggredisci, bravo. Sì, avanti, forza. Se ti stai a piangere addosso non funziona nulla. Tornando allo spettacolo, sì, tu hai fatto anche l'inviato di Mistero, che è stato un bel programma. Io ho fatto 5-6 anni di Mistero. Insomma, hai qualche cosa da raccontarci? Perché hai fatto dei miei servizi. Mistero, io la parte laica di Mistero, nel senso che ero quello che io non credo né ai fantasmi né agli UFO. O meglio, ai fantasmi non ci credo, ma agli UFO, agli extraterrestri, tra virgolette, alle altre forme di vita, le altre forme di intelligenza, io penso che per una questione di spazio-tempo, se ci sono stati o se ci saranno, non ci potremo incontrare. Cioè noi, quando non ci saremo più, noi saremo estinti, l'universo andrà avanti e forse altre forme di intelligenza. O se ci sono, dovrebbero essere veramente forze di intelligenza, e l'universo sono 13 miliardi di anni luce, cioè una roba gigantesca, enorme, senza senso. Non ci abbiamo possibilità di incontrarci. Oggi non ci abbiamo possibilità di uscire dal nostro sistema solare, certo, con le nostre tecnologie. Infatti, parlando di spazio, tu hai dichiarato in un'intervista di voler essere il primo civile a vivere nello spazio, preparandoti come un astronauta. Sì, mi sono preparato come un astronauta, sono anche molto divertito. In realtà non arriva da una buttata, arriva da 12 anni di studio sullo spazio. Sì, per cui hai fatto anche questa cosa qui, sullo spazio. Sì, ma io ho organizzato prima di fare questa cosa qua. Il Festival di Torino Spaziale. Space Festival, gioco scienza e fantascienza, perché sono 12 anni che studio lo spazio. Ma di più di 12 anni, circa. E, quindi astronomia, tutto il discorso. Quindi la vita, i viaggi nello spazio, la vita degli astronauti, la vita, che cosa abbiamo, perché andiamo nello spazio, perché andiamo sulla Luna oggi, perché tentiamo di andare su Marte, che cosa cerchiamo, che cos'è Hubble, che cosa sono i telescopi, che sono perché? Una motivazione. E qui è un mondo talmente largo, e io dico sempre che sono un cialtrone. Ieri abbiamo fatto una riunione con un astrofisico fighissimo che mi ha coinvolto. Facciamo una sorta di speech insieme a Bergamo per l'università, e io dico: io non sono non sono in grado di parlare. Ma c'è triangolo Torino-Bergamo-La Spezia riguardo le cose spaziali, l'avevo letto su un vecchio libro. Bergamo-La Spezia, c'è un triangolo astronomico. Si parla di spazio, Torino è capitale dello spazio, ma capitale dello spazio era, è il punto di riferimento internazionale dello spazio. Se pensi che a Torino abbiamo costruito il 65% della stazione spaziale internazionale, a Torino ha costruito il rover che andrà su Marte, che doveva andare su Marte, ExoMars, a trapanare Marte a 2 metri di profondità. Torino è la control room della stazione spaziale internazionale, a Torino in Corso Marca, in Altica. Sì, sì, sì. Torino sta costruendo la stazione spaziale di Bezos.
Torino costruirà la stazione spaziale lunare che andrà sul 25-26. Tante cose Torino, però a volte non tutti le cose escono, purtroppo, sì. Non sono esportate. Okay. Un'ultima cosa, tu hai anche affiancato Enrico Ruggeri e Lucimelo, come ricordi quell'esperienza? Male. Malissimo. No, nel senso che con Enrico siamo andati d'accordissimo. No, Lucignolo è stata, penso che sia una delle poche cose che nella vita a cui ho detto sì e poi mi sono pentito, ma non perché Lucignolo fosse, abbiamo fatto un anno, Lucignolo è andata così, Lucignolo era messo da parte in un cassetto, decido di tirarlo fuori. Lucignolo era un brand fortissimo, quando mi coinvolgono io dico ma mi interessa fare questa cosa qua. Cioè, perché sotto quel cappello, sotto quel titolo, potevamo fare un lavoro di giornalistico, mi sembra una parola grossa, perché diciamo parallelo al giornalismo, sì. Un punto di vista diverso sulla cronaca, sulla, sì. sul gossip, su tutto quel mondo lì televisivo, no? Su tutto quel mondo che Lucignolo lo rappresentava. Figo, per cui riuniamo i giornalisti, cominciamo a lavorare, facciamo crescere, cominciamo a capire, ah no no, dobbiamo andare in onda settimana prossima. E dico, ma come fai ad andare in onda settimana prossima? Così, da oggi e domani. Ci abbiamo fatto riunione giovedì prossimo andiamo in onda. Ma come, cioè, ma non, questo non è un lavoro. Cioè, bruci quel brand. No, ma no, no, ma no. Per cui si parte così. Cioè, e io mi sono rifiutato di guardare le puntate, perché dicevo, come fai a fare una puntata costruttiva? Io non, fammi parlare con i giornalisti che fanno il servizio, sì. Almeno lancio un'idea, lancio, perché io lanciavo i servizi che venivano fatti il giorno dopo, ma come fai a lanciare una roba che non sai ancora come... E perché c'è la questa... Che ne so, perché è tutto di fretta. La televisione è di fretta. La televisione Ormai è diventato un po'... Dai, fai cagare, cioè. Poi ti stupisci se la gente un po' si annoia magari, cambia canale. Non è che ti annoia, vai su altro, cioè, questo è semplicemente. E Marco, progetti futuri? Guarda, progetti futuri, a gennaio febbraio giro un programma per D-Max, Questo strano mondo, seconda edizione, che andrà in onda penso primavera, e poi sto scrivendo il sequel di Mindshock, il programma, cioè, lo spettacolo teatrale, che avrà come titolo Mind Revolution, e bene, dai, e poi altre cose. Quelle sono le cose più concrete. Io sicuramente ti verrò vedere, fammi sapere. Sì. È stato un piacere. È stato un piacere. Ciao, grazie.